Luigi Sturzo, prima che statista, politico, sociologo, era un sacerdote obbediente alla Chiesa, un uomo di Dio che ha lottato strenuamente per difendere e incarnare gli insegnamenti evangelici. Nella sua terra di Sicilia, nei lunghi anni di esilio in Inghilterra e negli Stati Uniti e negli ultimi anni della sua vita a Roma. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio inviato ai partecipanti al convegno internazionale in corso a Caltagirone, città natale del servo di Dio Don Sturzo, in occasione del centenario dell'appello a tutti gli uomini liberi e forti. Partì proprio dalla Rerum Novarum, che è il fondamento della dottrina sociale della Chiesa. Lui ha costruito proprio su questa dottrina sociale della Chiesa tutto il suo impianto, e l'appello ai liberi e forti non era altro che l'esplicitazione di quei principi. Un manifesto che ha rappresentato la base del progetto politico del Partito Popolare Italiano. Famiglia, scuola, lavoro, immigrazione, ambiente, riforme istituzionali, Europa sono solo alcuni dei temi al centro del convegno che si chiuderà domani, dal titolo L'attualità di un impegno nuovo. Vale anche oggi, in quanto noi abbiamo tante questioni aperte, simili. A 100 anni dall'appello, tutte le principali associazioni, enti, università che si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa, uniti e insieme, attualizzeranno l'appello. Sturzo pensava ad una società che fraternamente fosse capace di ridire l'importanza della dignità umana.